Attention please. Attention please. Sei pronto per stasera la zanzara? Come vedete siamo qua fuori, ragazzi. Regolare. Sono le 24 ore. Sono carico a palestra. Tutti collegati. Non ha chiesto scusa ieri, non la chiederà oggi. Allora, c'è un grande ritorno, ovviamente, dopo qualche giorno dall'inizio della nuova stagione. Ovviamente Filippo Champagne, buonasera. Attention please, buonasera a tutti. Poi Parenzo, poverello. Dai, Nevio l'ho stirato. Buonasera. Ciao Parenzo. Eccoci qua. Ciao, eccoci qua. Cari, allora, ciao, li introduciamo ciao, fra ciao. Poco con una polemica sì. Che c'è stata nelle ultime ore sui social, però voglio dare innanzitutto fare un applauso a questo pubblico che è qui. Buonasera a tutti, grandi. Ma fammi capire, ogni volta che questi due sì. Che questi due senza casa sì. vengono sì. Senza casa. Questi due, beh, senza casa, nulla facce, senza sì. Radici, senza delle cose sì, da radici. Fare vere. Radici era l'allenatore della Fiorentina che è morto, poverino. Ogni volta sua. Che vengono no, si portano dire. Dietro sto codazzo di giovani disperati no, che noi. Vogliono emulare. Quelli li invitiamo noi. Allora, tra il pubblico di stasera c'è innanzitutto un ingegnere aerospaziale. Vieni qui, per favore, se vuoi. Non si butta via niente del maiale. Bene, grazie no, mille, ma un applauso. Non mangio maiale, quindi non sono attratto. Allora... Ragazzi, lui non mangia maiale, però mangia altra carne. Volevo introdurre Filippo Nevio con quello che ha detto. Non me ne frega un cazzo di solito di quello che dice Corona, però in questo caso si rivolge a Filippo e Nevio in questo modo. Vai regia. Ah, Nevio lo stirato e Filippo Champagne sono, guardatemi pure, vi posso incontrare per strada, sono veramente il nulla cosmico. A me mi fanno proprio schifo. Mi fanno schifo loro, mi fanno schifo quelli che li invitano nelle trasmissioni, non nelle trasmissioni, nei loro podcast, nei loro contenuti, quelli che li pagano per fare le storie. Eccoci, questo ha detto il signor siamo Corona, noi, il signor Corona. No, Corona che gli fa siamo schifo noi, qualcun altro, gli no, fa schifo qualcun altro, anche non masti cazzo, ma che sai che cazzo me ne frega a me. Cioè a me se Corona dice, se Corona mi dice, se Corona mi dice che io gli faccio schifo, ma a me non me ne fotte assolutamente non, nulla, zero, non ma zero di zero. Ma anche se me lo dicesse qualcun altro, non me ne può fregare di meno. Però signor Filippo, come l'ha presa questa storia? Cosa posso dire? Mi soffre perché io adesso sono diventato il più forte che c'è in Italia di Instagram. E lui beh, c'ha, forte, certo, sono più forti, i numeri lo dicono. Lui c'ha il triplo dei miei follower e fa un terzo delle mie visualizzazioni. Poi, sinceramente, cioè, Corona è 20 anni che è finito. Che sì. Poi, tant'è vero che l'ultima volta ero in un locale a Milano, mi ha fermato lui, Filippo Champagne, da quando sei dato famoso, non mi saluti più. Quindi, se dice che sono il nulla, viene a salutare il nulla. Cioè, secondo me, Massima, non lo calcolo neanche. Giuseppe, Massima, dissi con Corona, sai, fosse un personaggio, dico famoso. Veramente interessante, ma chi è Corona? Scusami, no, chi è Corona? Protagonista del mondo del web. Cioè, poi mi viene lui a salutare e dice che sono il nulla. Se io sono il nulla, lui è meno ancora del nulla. È un poverello, smarrito. Bisogna un po' indirizzarlo sulla strada giusta. E tu che dici, Nevio? No, io, allora premetto una cosa. Io, l'unica cosa che io conosco, che cazzo hai fatto? Sei diventato più ricco con la camicia stasera? Che cazzo sta facendo la fresca, Giuseppe? Tra un po' mi stiro. Adesso è arrivata una notizia da poco. Poco, allora, io l'unica cosa dimmi. Di Corona che conosco è solo quella che bevo quando vado con Filippo, magari in birreria. Conosci solo la Corona? Sì, solo quella. Colazione, la beviamo quando ci svegliamo. È specialmente calda. Dunque tu non sai niente di Corona. Ma guarda, a me proprio non mi sfiora neanche. Non te ne fotte un entra cazzo, da giusto. Una parte, allora, esce la dall'altra. Notizia però, ragazzi, con è questa. Con tutti i problemi che c'ha. Bravo, che cazzo me ne frega a me di Corona. Esatto, l'ultimo problema che ti è arrivato addosso proprio in questi minuti, ti hanno comunicato che devi pagare, però questo è normale, 23.000 euro. No. Ma perché ride l'amico? Ma è una notizia, ride, è una bella notizia, è drammatico. È una bella mazzata. 23.000 euro di tasse. Allora, ascolta Parenzo, povero cazzo, povero cazzo, sì, povero, bravo. Cioè, ma se guadagni è normale che devi pagare le tasse, no, non è così strano. Allora, ascoltami, io ho già comunicato al mio commercialista di segnare sul ghiaccio. Aspetta un attimo, segna sul ghiaccio per adesso. Cioè, non le vuoi pagare? No, le pago. E come? Rateali, cioè rateizzate, come cazzo si dice, con le rate. 23.000. Ma che cazzo ce le ha 23.000? Che cazzo faccio? Vado a rubare, oh, poverello. Ma dove le pago messi, un po' alla volta.
ma quelli che hai guadagnato dove li hai messi? Ci siamo ballati. Sono tutti via San Vincent. Vedete, anziché ballarli, mettili un po' da parte e paga le tasse, no? Roba non pazzesca. Ci piace mettere via i soldi a noi, Prezzo. Io mi ballo tutto, anche le hai mutande. Hai sentito cosa ha detto il socio? Anche stasera vado a casino. Anche stasera ci va, tutte e anche le stasera stirati. Cavalli casino in continuazione. Allora, fermi ma tutti, fermatelo, però. Scusa, fermi fermatelo, tutti. La polizia tributaria hanno fermi. E c'ha 23.000 euro di buffi, di no, debito. Buffi, no, cioè, no, che debito? Questo ha lavorato, no, sta a pagare le tasse. Scusami, però so che tu sei incazzato. Cioè. Incazzato, vorrei vedere. Questo qua mi rompe le balle tutte le giorni. Ma con tutti, chi? Con Filippo, con cioè? Chi? Tutti i giorni casinò e neve andiamo ai cavalli e neve andiamo di qua e neve andiamo di là. Io mi sono rotto i coglioni, cioè io già giusto, sono la canna, questo bravo. Mi sta mettendo più alla canna, cioè mi sono rotto i coglioni, bravo. Veramente bravo. I coglioni qui, qui pieni. Siamo al paradosso, cioè, sì, mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto i coglioni. Nevio sta accusando Filippo Champagne. È lui che mi trascina sempre, non c'è un cazzo da fare. E poi sai cos'è? Che io sono un coglione. Perché ci casco certo, sempre, capito? Giusto. Perché sono un coglione. Ci caschi anche stasera, capito? Però mi ha rotto il cazzo, cioè mi sono rotto i coglioni. Cioè, tutte non le volte. Andare ogni no, sera. Non vorrei andare, cioè, oh, beh, cioè io, oh, cioè, mi hanno tolto anche la Naspi, no? Tanto per... no, mi hanno tolto la Naspi. Sì, pure quella, tanto per dire. Me l'hanno tolta, che cazzo ride, devo scusa. Dire? La Naspi, per chi non lo sapesse, è una specie di assegno di disoccupazione. Disoccupazione, cioè, che sono disoccupato. Stai accusando lui di trascinarti ogni sera. Mi sta mettendo la canna, totale, ma stai scherzando? Ma veramente capire. Non ce la faccio uno più. Uno hanno chiesto, cioè, però scusate. No, no, scusate, veramente, io non ce la... che non torna. Se a uno al quale hanno chiesto 23.000 euro di tasse e aveva la Naspi, e c'è un problema all'origine, tu non devi avere la Naspi, cioè devi pagare le tasse su quello che hai guadagnato. Guarda, punto. Mi sono mica lamentato, io non me la danno la Naspi, a me che cazzo me ne frega se non me la danno, se ma se la tengono loro. Il sussidio, tu hai guadagnato, sussidio. Ti hanno pagato in nero, hai pagato delle tasse. In nero, so, perché hai in nero? In questo nero, lo dici tu in nero. No, no, io la c'ho la fattura. È stato licenziato. No, la Naspi perché mi hanno licenziato, attenzione. Ah. Mi hanno licenziato, io ho fatto la Naspi, ho richiesto sì, la Naspi. E quando sono andato lì, vabbè, a parte che dovevo prendere l'appuntamento e lo mandate a fare in culo, io ho detto a me che cazzo me ne frega, o me la dai o non me la dai, come non mi interessa un cazzo. Che sono l'Inps, ma non me ne frega un cazzo. Ma che sono funzionari, ma che cazzo me ne frega a me, devo stare lì a perdere tempo, venga domani, ma venga fra un mese. Che ti chiamano, ma sì, stato, vabbè, ma sì, sì. Vabbè, morale, non me ne frega una mazza di sta cazzo di Naspi. Mettiamole così in chiaro. No, l'Inps adesso quando c'è da pagare, facciamo le rate, come dico io, decido io a regolare. No, è lo Stato che decide. No, 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 decido io, Stato, che cazzo. Non tu. Ma che cazzo me ne frega, decido io. Ma se no, puoi decidere tu. Non me ne frega un cazzo, decido io, segno sul ghiaccio e vaffanculo. Fermi è regolare. Tutti, fermi tutti, Allora, qui siamo agli stracci perché Nevio accusa fondamentalmente Filippo di avere... di averlo trascinato in vari casinò, eccetera. Siete tutti e due, mi sembra, ludopatici. Ovvio, per forza. Convinti. No, convinti. Ma è tutto, ultimamente sono un po' arrabbiato perché io avevo messo via i soldi per le vacanze, no? Sì. Siccome mi ballo tutto. Bravo. Avevo messo via un 60.000 euro, anche di più. Non chi mi ricordo. Lavora, scusa. No, no, in vacanze lavora, sono tutto l'anno, prima di tutto. Cioè, tu avevi messo 60k sì, avevo per le vacanze. Esatto, quindi dovevamo partire. Nevio aveva già preso l'hotel, io ho la casa al mare dei miei genitori. Nevio non è voluto venire a casa dei miei genitori, ha avuto l'hotel, quindi aveva già pagato l'hotel in anticipo. Sì, sì. Quindi cosa succede? Mancavano 3 giorni per andare in vacanza. Dove io mi annoio. Forte dei Marmi. Forte dei Marmi. Quindi io mi annoio e dico: Nevio, andiamo su al casino, proviamo, magari facciamo il colpo. Purtroppo questi 3 giorni ho fatto un bagno di sangue, ho perso tutto. Tutto, quindi tutto, zero, stirato, neanche i soldi per le sigarette. Quindi torno a casa e dico: cioè, guarda, Nevio, 60k sì, sì, anche di più, forse anche 70, non mi ricordo. In cioè, quanti qualche... giorni? 3 giorni, te lo giuro. Cioè, 3 giorni e non può dire Nevio che era 70k. Quindi cosa succede? No, aspetta Giuseppe, cosa succede? Io dico, guarda Nevio, io il problema è che io al mare senza soldi posso avere la casa e c'avevo il bagno pagato, il bagno inteso al lido, già pagato a gennaio. Vabbè, perché allora? Mi metto avanti perché so che arrivo stirato sempre per l'estate. Comunque, e per gli dico, Nevio, appunto, no, a mangiare posso mangiare da casa con i miei genitori, però vabbè, gli dico, Nevio, vai tu al mare, vai in treno, io allora sono stirato, per punizione sto a casa. Allora Nevio, devo dire che è stato un signore, mi fa, no Filippo, non ti preoccupare, e mi ha imprestato 5-6 mila euro. Ah,
5-6 mila euro dico la verità, mi ha dato 5-6 mila perché noi dovevamo andare a fare questo 5 giorni e poi dovevamo andare a fare una serata e si tornava a Milano. Ma come si è risolta sta cosa alla fine? Si è risolta che lui mi ha dato i 5 mila euro, dopo io che siamo ritornati dopo 5 giorni a Milano perché avevamo una serata a Venezia, io sono andato al casinò un'altra volta, ho vinto più di 30 mila euro, e quindi dopo sono tornato al mare e ho fatto l'americano. Però devo dire che Nevio mi ha prestato i soldi, secondo me sono un po' legato al dito. Ma è vero? E non mi rompere i coglioni che sono 10 anni che ti mantengo, quindi fai bravo per cortesia. Ma no, veramente sono 10 anni che lo mantieni, infatti sei un ingrato, è 10 anni lui è 10 anni che mi mantiene. Ma senza di lui saresti nulla, tu, cioè diciamoci la verità, tu l'appoggi anche, tu l'appoggi pure, ma senza di lui saresti nulla, tu lo appoggi pure, ma insomma senza di lui saresti niente, saresti in mezzo alla strada, diciamoci la verità. Sì sì, qua in mezzo alla strada, no, però diciamo che l'ha aiutato un po', cioè prima mangiava sempre petto di pollo, petto di pollo, adesso mangia anche il caviale e le ostriche, cioè tutto rispetto, è anche un po' merito mio, sbaglio? No, però il caviale te lo mangi tu, a me non piace. Scusami, no, per dire. Scusami Filippo, però c'è un passaggio che è mancato, che mancava in questa ricostruzione, che è quello che tu me l'hai detto, non so se lo posso dire, però lo dico, ormai si dice tutto. Tu a un certo punto ti sei dovuto rivolgere a qualcuno per i soldi, diciamoci. Certo. A chi ti sei rivolto? Mi sono rivolto chiamiamoli così, a uno strozzino fondamentalmente. Può darsi, certo, già fatto in passato, ci mancherebbe altro. Uno strozzino. Certo, ci mancherebbe mamma altro. Mia. Certo. Vedi che e come sei uscito fuori? Non è proprio è un amico che mi ha imprestato dei soldi, giustamente ci ho pagato gli interessi. Quale tasso e va bene così. Quale tasso sono cazzi miei, pare comunque sono cazzi miei, comunque un tasso non indifferente. Del 7 ma del 5. Ma no, ti posso dire molto simile alle banche che sono i primi strozzini, quindi siamo lì, non è che cambia tanto, capito? Ma come mi permetto cosa, dai. Però scusami, allora tu come sei uscito fuori da questa cosa? Ho vinto il casinò, io ho restituito il prestito, basta, io pago tutti i miei debiti sempre. Io tante volte quando sono stirato, io posso andare in tutti i ristoranti, parlo di Milano che è la città che frequento, e posso andare a mangiare anche non pagando, perché sanno che prima o poi, ma non dopo 3 anni, che dopo un mese, 2 settimane, 3 settimane, Filippo va lì e salda il conto. Allora devi sapere una cosa, che nelle chat dei senatori della Lega, questo me l'ha detto un senatore della Lega quest'estate, anzi qualche giorno fa, in un posto che tu conosci molto bene, Parenzo, diciamo l'idolo assoluto tra i senatori della Lega è appunto Filippo Champagne. Non so se è con il consenso del fratello oppure no, però tu mi hai detto che ti vuoi candidare. Io assolutamente alle comunali di Milano mi candido alle comunali di Milano come sindaco di Milano e sono convinto non al 100% al 300% di diventare direttore. A me dicono Filippo sicuramente va in comune, io non voglio andare in comune, io vado in comune da sindaco, è diversa la cosa. Allora abbiamo qui una rappresentante del partito del comune in 24 ore. La prima cosa che faccio è distruggo Buenos Aires e la faccio tornare come prima, e sai quanti voti prendo dai negozianti, dalla gente che abita lì? Sono lì una fracca di voti, poverello. Ferma un attimo. Allora abbiamo qui Lorenzo Pacini del Partito Democratico. Buonasera. Secondo te sono dei cattivi esempi loro? Beh, diciamo che non siete dei buoni esempi, però ognuno fa un po' quello che gli pare nella propria vita, per carità, i soldi sono i vostri, diciamo, non seguiteli, insomma. Perché non seguiteli? Sicuramente non in politica almeno. Ma lascia perdere la politica, non seguiteli, come dice Giuseppe. Nella ludopatia. No, ragazzi, la ludopatia è una malattia gravissima, milioni di italiani purtroppo la soffrono, c'è gente che si gioca la pensione, la casa, la vita, hai qualche carica in politica? Sì, sì, sono assessore. E quindi tu vivi anche coi soldi dei ludopatici, perché lo Stato si lucra sulla ludopatia e ti dà lo stipendio. Non è tassato abbastanza. Dimmi se sbaglio. Non è tassato abbastanza. Se hai tutti questi soldi per giocare, non sei tassato abbastanza. Ma scusami, tu prendi i soldi, la tua busta paga, la prendi dallo Stato. Filippo Champagne più così se li gioca meno. No, aspetta, scusami, non parlami sopra. Io vorrei tassarti di più. Ma lo Stato ci lucra sulla ludopatia e ti dà lo stipendio. Quindi tu attacchi me che sono ludopatico. No, io ti voglio tassare di più. Giuseppe, scusa. Dobbiamo tassare di più, Filippo Champagne, così smette di giocare. Ma che tassare, che ce li dà già dei ladri, va. Ce li dà direttamente. Bisogna tassare di più tanta roba, certo, sei il numero uno. Bisogna tassare di più quelli come Filippo Champagne, che c'ha un sacco di soldi, evidentemente. C'ha un sacco di soldi, che c'ha 60.000 euro per fare le vacanze con gente che prende 1.200 euro al mese. Perché non vai in Africa a fare volontariato, poverello? Di più. Perché non vai in Africa a fare volontariato? Io non faccio volontariato, io sono stipendiato. Calma. Io sono stipendiato per quello che faccio. E prendi i soldi che metto io per le macchinette e nei casinò prendi i soldi da me. Perché lo Stato ci lucra. Perché se io
gratto, sto gratto e vinci, ma di merda, dico 5 milioni. Gratte, vinci. Ti becchi il 20% e il 20% va a te, ai comunisti, a quelli di destra e a tutti quanti. E allora, Pacini, di cosa parliamo? Scusi, Pacini, fratello. E anche mio fratello, confermo, bravissimo, ci mancherebbe altro. Allora, scusi, signor Pacini, c'è un altro elemento. Lui pensa che la sicurezza a Milano sia un problema vero, ma lo penso anch'io, e che vada risolta in maniera drastica, signor Champagne. Certo, cecchini sui tetti. Vabbè, sono cecchini sui tetti. Anzi, volevo aprire una parentesi, scusami. Cecchini, scusami. No, su quelli che hanno cercato di rapinare, cos'è, quella di Viareggio, che poi ha fatto, ha fatto benissimo Parenzo, diamogli medaglia al valore a sta ragazza che ha stirato questo rapinatore. Perché se tu vai a vedere, Champagne è comunque un candidato di destra molto più credibile dei tanti politici di destra. Posso dirlo? Perché? Perché dice le cose rispetto agli altri, rispetto agli altri di destra, cioè Filippo Champagne, e signori, gli facciamo una statua per le cose che dice. Cioè, secondo, secondo dice te la verità aberrante che molti di destra pensano. Giuseppe, ma no, lui lo dice. Giuseppe, il problema è che tutto... la destra al governo pensa esattamente quello che dice lui. Cioè, secondo te la signora pensa. La signora scritto, posso... mi piace. Parenzo, scusami un secondo, mister. Prima di tutto, sì, se ci fossero stati i cecchini sui tetti, la signora non avrebbe preso la mano. Era già stirato. Era già stirato prima di tutto. Poi, secondo me. Io poi sono andato a vedere, mi sono documentato almeno quello che scrivono sui giornali, che leggi te Parenzo, che leggi te alla 7 prima di fare quel programma lì, certo, da Poverelli, e c'era scritto che questo qua aveva mille rapine, espulsioni, eppure era sempre in Italia e tutti lo sapevano che era pericoloso. E finalmente troviamo una paladina che bisogna leggerla, dagli la medaglia al valore come se fosse stata in guerra, come se fosse stata in guerra. Basta, siamo arrivati a un punto che non c'è sicurezza, si fa la legge del taglione, tu mi attacchi e io ti attacco anch'io e vaffanculo tutti. Scusami, allora che cazzo l'avete fatto incazzare? No, si è scaldato subito. Fermi tutti, grazie, subito. Grazie. Senti a tutti, l'assessore, assessore alla finanza, io. Fermi che fra poco torniamo. Fermi che fra poco torniamo. Allora, i missili. Prima di presentarti due signorine di 22 e 23 anni rispettivamente. Ma c'è un affollamento lì, perché c'è la signora Briganti, poi hai lasciato lì in stand-by i due disperati, quelli non hanno niente da fare, quindi va bene. Fai bravo, mister, fai bravo. L'ottimo champagne, allora, e l'altro che deve 20-30 euro. E adesso euro, ci sono all'INPS, anzi al fisco, ci sono Ambra 22 anni e Paulina 23 anni, fra poco te le presento. Però prima mi stava raccontando Filippo Champagne, mi stava raccontando i tormenti di chi va al casinò. Cioè, mi stavi dicendo che innanzitutto stasera vai e c'hai 10k dietro? Allora, sì, beh, dietro non è un problema. Fammi vedere sti 10k. Fammi vedere sti 10k. Io penso che dica, io sono vero, mica dico le balle. No, lo so, fammi adesso vedere. Stasera mi rapinano, mi tocca. Tanto lo dici, di che ti rapinano? Che cazzo me ne frega, sul portafoglio. Guarda quante viole. Guarda quante viole. Finti le palle, sono veri questi, che finti. Mamma mia. Che finti. Uno, due, ma tre, che volgarità, poi, ma veramente 4, volgare portarsi 5 6 tutte viole, banco, 6.500 6.500 eccetera eccetera, ci sono anche gialli, belli fresh. Poi, a te piacciono i colori? No, perché in dogana non posso portare sopra i 10.000, quindi devo andare almeno con 9.000, saranno 8.600 8.700. queste sono, è la fresca, è la fresca di Filippo, e questa arriva tutta dal casino, tutte alla regola. Allora, però tu mi raccontavi di una cosa molto divertente, che è questa, è il, diciamo, i pensieri che ha in testa un giocatore quando vince o quando perde. Cioè, quando perdi, il viaggio di ritorno dal casinò com'è? Vabbè, quando perdo è normale, parlo da solo, oppure sono con un amico, parliamo, stavo vincendo, stavo recuperando, serata storta, e continui a parlare. Poi arrivo a casa e faccio di quelle dormite colossali. Cioè, dormi bene? Ma io bene. Godo più quando perdo, perché quando vinco, magari come l'altra sera, tipo qualche sera fa ho vinto quasi 30.000, 25.000 euro ho vinto, sono andato a casa ma tranquillo, cioè, però non parlavo, quindi sono andato a casa, faccio fatica a prendere sonno, no? Cioè, dunque, quando vinci sei più... Quando vinco sono... Non dormo, quando perdo mi faccio di quelle dormite colossali. Incredibile. Per forza. Regia, dammi. Allora, il Calippo Tour. Buonasera, signor. Attenzione, please, non stirati. Stiratissimi. E sono rimasti 30 euro, stirati. A me 20. 20 euro. Ragazzi, bagno di sangue. Andiamo a casa, ho 30 euro giusto per la benzina, va? Sulla smartina vecchia, stirati. Ma perciò di te, 20 euro. Alla canna totale. Poveri cazzo!